Buonasera a tutti, bentrovati al TG di Toscana TV. Apriamo con la cronaca, andiamo in provincia di Arezzo. Un aliante è precipitato nel primo pomeriggio a Castroncello, località nel comune di Castel Fiorentino, appunto in provincia di Arezzo. È morto l'uomo che pilotava il velivolo. È accaduto alle 14:15. La vittima si chiamava Enzo Acanti, aveva 74 anni ed è morto come il fratello Roberto, schiantatosi al suolo 10 anni fa con un ultraleggero sempre nell'Aretino. Vediamo il servizio. Si chiamava Enzo Acanti, di 74 anni, l'uomo che questo pomeriggio alle 14:10 circa è precipitato a bordo del suo aliante qui all'interno dell'avio superficie Santa Pollonia in località Castroncello, Castiglion Fiorentino. L'uomo era residente a Faella nel comune di Castelfranco Piandiscò e abitualmente trascorreva il proprio tempo libero in questo tipo di hobby, era piuttosto esperto, ma probabilmente il decollo di questo pomeriggio non è andato nel migliore dei modi. L'aliante si è alzato per 20, massimo 30 metri, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, e poi c'è stata una virata improvvisa con il vento in coda che ha causato lo schianto a terra. L'uomo ha perso la vita sul colpo. Inutili tentativi di rianimazione del 118, che è accorso sul posto insieme ai vigili del fuoco e anche ai carabinieri per i rilievi di legge. E ora andiamo nel Pistoiese. Ubriaco minaccia la figlia con il coltello, disposto l'allontanamento dalla casa familiare per un 52enne residente appunto nel Pistoiese e il divieto di avvicinamento alla figlia. Vediamo. Ubriaco, dopo un diverbio per futili motivi, avrebbe minacciato con un coltello la figlia 24enne, costringendola a rinchiudersi in camera. È quanto contestato a un 52enne residente nel Pistoiese, nei cui confronti è stato ora disposto un divieto di avvicinamento alla stessa figlia. Il provvedimento, disposto dal giudice, è stato notificato dai carabinieri di Montecatini Terme. La minaccia risalirebbe a giovedì scorso, quando carabinieri e anche sanitari del 118 sono intervenuti nella casa dove padre e figlia vivevano insieme in una località della Val di Nievole in provincia di Pistoia. Il 52enne, si spiega d'allarma, viste le sue precarie condizioni cognitive, è poi stato sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio e accompagnato all'ospedale. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia per minaccia pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, venendo anche allontanato dalla casa. Poi la misura disposta dal giudice di non avvicinarsi alla figlia. E ancora cronaca, andiamo a Firenze. Un uomo di 32 anni di origine etiope è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, una donna di 34 anni, anche lei straniera. Da quanto emerso, il 32enne l'avrebbe aggredita dopo un litigio per futili motivi mentre si trovava a casa della donna a cui aveva chiesto ospitalità. A chiedere l'intervento della polizia, la stessa 35enne, poi medicata in ospedale, è giudicata guaribile in 3 giorni. Stando al suo racconto agli agenti, già in passato l'uomo avrebbe avuto condotte violente nei suoi confronti, senza che però la 35enne sporgesse denuncia. E adesso parliamo di sicurezza. Guardie giurate in aiuto alle forze dell'ordine a Pistoia. Firmato l'accordo tra prefettura, carabinieri, polizia, comuni di Pistoia e Montecatini e istituti di vigilanza. Vediamo. Firmato in prefettura a Pistoia il protocollo d'intesa Mille Occhi sulle città, che prevede il coinvolgimento di 179 guardie giurate operanti sul territorio pistoiese per estendere la rete di monitoraggio delle situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica attraverso una collaborazione tra forze di polizia, polizie municipali e istituti di vigilanza privata. Grazie all'intesa, si spiega dalla prefettura, le guardie giurate
accurate, specialmente durante le ore notturne, potranno tempestivamente fornire alle forze dell'ordine notizie di situazioni sensibili che necessitano di un pronto intervento, come ad esempio la presenza di mezzi di trasporto o persone sospette, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, specie in prossimità di giardini pubblici e di locali o altri luoghi di ritrovo, nonché situazioni particolarmente significative riferite alle aziende vivaistiche. Le immagini che vediamo si riferiscono all'ennesimo episodio avvenuto pochi giorni fa in un'azienda vivaistica di Ramini, alla periferia di Pistoia, dove nel cuore della notte i ladri hanno rubato un furgone e due motozappe. Il proprietario dell'azienda ha postato su Facebook le immagini che riprendono i ladri in azione mentre operano in tutta tranquillità, come se conoscessero perfettamente la zona. Il protocollo è stato sottoscritto dal prefetto di Pistoia, dal sindaco del comune di Pistoia e dal vice sindaco del comune di Montecatini Terme, nonché dai responsabili degli istituti di vigilanza in attività nel territorio della provincia. La stipula del protocollo Mille Occhi sulla città, ha dichiarato il prefetto Emilio Azzarrilli, rappresenta un efficace esempio di attuazione di politiche della sicurezza partecipata alla luce dei principi di sussidiarietà e complementarietà ribadite da ultimo dal recente decreto legge del 4 ottobre 2018 numero 113 in materia di sicurezza urbana. Dal turismo, cambiamo argomento, dal turismo online a quello nello spazio. I massimi esperti dell'innovazione nel settore si incontreranno a Firenze il 20 e il 21 marzo alla stazione Leopolda per l'11ª edizione della BTO. Gigliola Caridi. Il 20 e il 21 marzo prossimi alla stazione Leopolda di Firenze torna la BTO, il più importante evento italiano dedicato al rapporto fra travel e innovation, giunto alla sua 11ª edizione. L'evento sul turismo digitale e online, che per primo e nella maniera più esaustiva ha saputo trattare gli argomenti dell'innovazione tecnologica nel turismo, riparte da una sede rappresentativa della mission, fare scuola. Quattro gli ambienti sui quali verranno sviluppati 100 titoli per altrettanti dibattiti o round tables ed altri format. Sono l'hospitality, il food and wine tourism, destination e digital, sia nel senso di innovation sia di strategia. La BTO, sapete, nasce in un momento in cui l'online era poco più che una percezione. La prima edizione ancora non esistevano, non erano ancora stati fondati i principali portali di prenotazione mondiale. Oggi, e ci saranno anche BTO, la maggior parte delle prenotazioni, oltre una metà, passa ormai attraverso l'online. E il turismo dei prossimi anni sarà un turismo digitale, non esisterà turismo che non sia digitale. Quindi l'appuntamento di BTO 11 è il primo appuntamento in cui anche come agenzia di promozione turistica iniziamo a ragionare su tutte le forme di promozione e di costruzione di prodotti turistici esclusivamente digitali. 2019-2020 le dedicheremo tutto a sviluppare innovazione su questo tema. Troverete dei partecipanti ai panel di assoluto livello, tutti di livello internazionale. Il GOTA del turismo digitale del mondo sarà presente nel 20 e 21 da noi in Toscana ed è lo startup, diciamo, l'avvio di un ragionamento sul turismo digitale in Regione Toscana. E ora parliamo di vaccini. Nell'ASL Toscana Centro i bimbi non in regola sono il 4,3%, dato in linea con la copertura media dell'azienda ASL Toscana Centro. Vediamo. Nel territorio della ASL Toscana Centro, a cui fanno capo i territori di Firenze, Prato e Pistoia, i bambini nati dal 2013 al 2017 non regolari ad almeno una vaccinazione rappresentano il 4,3% della popolazione. Il dato nella sostanza evidenzia e conferma la copertura vaccinale media dell'azienda sanitaria che al 24esimo mese per i nati nel 2016 è stata per esavalente antipolio del 97,5%.
95%, per trivalente morbillo del 96,5%, superando la soglia di sicurezza 95% di vaccinati. Lo rende noto la stessa ASL. Il dato dei bambini non regolari si spiega ancora fa riferimento ai nati, così come presenti nelle anagrafi sanitarie dell'ASL Toscana Centro, e si riferisce a tutta la popolazione nelle fasce di età nido-scuola dell'infanzia. I nati nel 2013 compiono 6 anni nel corso di quest'anno. È quindi indipendente dal numero di bambini che vanno al nido o alla scuola dell'infanzia e non va letto in relazione alla frequenza scolastica. In particolare poi il territorio di Firenze registra la percentuale più alta, meno 5,1% dei bambini non regolari, contro il circa 3,6% degli altri tre territori, Prato, Pistoia ed Empoli. Su 26.977 bambini nati nel periodo 2013-2017, 1.376 sono i piccoli fiorentini che risultano non regolari ad almeno una vaccinazione. Nell'area territoriale di Empoli, su 8.462 nati nello stesso periodo, anni dal 2013 al 2017, risultano non regolari 272 bambini. A Prato, dei 10.240 nati tra il 2013 e il 2017, risultano ad oggi non in regola in 378. Infine, l'area di Pistoia, dove i bambini nati nello stesso periodo di tempo sono stati 6.471 e di questi 254 sono quelli non regolari. L'azienda sottolinea che la significativa e positiva crescita della copertura vaccinale non deve tuttavia riflettersi in un allentamento dell'impegno a consolidarla e a rafforzarla ancora. Le vaccinazioni costituiscono un importante strumento di prevenzione e pertanto la ASL rinnova l'invito a provvedere a chi non lo avesse ancora fatto. E ora la musica toccherà anche Firenze, il tour dei Marlene Coots che quest'anno festeggiano i 30 anni di attività. Vediamo. Fanno tappa anche a Firenze il 14 luglio prossimo alla cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino i Marlene Coots, che quest'anno compiono 30 anni di attività e festeggiano il ventennale del loro terzo disco Ho ucciso Paranoia, con 10 concerti doppi. Partiamo da Marlene Coots al quadrato, spiegano i musicisti, 2 concerti per ogni serata, un primo tutto acustico e un secondo tutto elettrico, per un totale di quasi 3 ore di spettacolo. Abbiamo deciso di portare avanti l'esperimento fatto lo scorso ottobre a Milano, quando un pubblico attento ed emozionato ci seguì in queste 2 nostre dimensioni. Allora fu un esperimento, ora sarà una conferma, assecondando il desiderio di portare in giro per l'Italia la doppia anima che è insita nel nostro stesso nome. A Grosseto per un nuovo concorso della Nazione. Carlo Sestini. Si chiama Trucco e Parrucco, il nuovo concorso della Nazione, edizione di Grosseto, che questa volta vuole indagare, vuole conoscere di più il mondo dei parrucchieri e degli estetisti. Un mondo che sta crescendo notevolmente anche perché c'è sempre di più da parte delle persone il culto del bello, il culto del benessere.
E lo scopo di questa iniziativa, di questo nuovo gioco che segue il Re della Pizza, è proprio questo: dare visibilità ai tanti professionisti bravi che ci sono nella nostra provincia, per consentirgli appunto di farsi conoscere, di proporre anche ai nostri lettori le novità che ci sono in questo settore. Il gioco è molto semplice: pubblicheremo da domenica un coupon tutti i giorni che i lettori potranno compilare, inviare o consegnare alla redazione della Nazione, e alla fine di questo gioco, che terminerà con la pubblicazione dell'ultimo coupon alla fine di maggio, poi faremo la classifica definitiva e consegneremo dei premi, come è successo appunto con il Re della Pizza. Lo organizziamo con il patrocinio della provincia, con il contributo della CNA, della Confartigianato, e anche di Infinito Viaggi, che appunto partecipa per la seconda volta a questo tipo di iniziative del giornale. Avete fatto una stima di quanti sono i professionisti che operano in questo settore? Sono migliaia, sia perché il gioco prevede una classifica per parrucchieri e parrucchiere, e anche una specifica per le estetiste. Sono veramente tante, quindi abbiamo pensato che fosse giusto dare una vetrina simpatica, curiosa, quantomeno originale, a tutti quanti vogliano dimostrare le loro capacità e farsi conoscere sempre di più. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.